Assistiamo alla telecronaca di Claudio Icardi, poi torneremo ancora qui, in diretta dal Foro Italico di Roma. Amici all'ascolto, buon pomeriggio. Il concorso ippico Città di Modena propone la sua terza edizione, quest'anno particolarmente sentita perché riconosciuta dalla Federazione Internazionale qualificante per gli europei del 99, per le Olimpiadi del 2000 e per i mondiali in programma nel 2002. Non a caso la partecipazione è di ottimo livello, con cavalieri in rappresentanza di 18 paesi. Un buon banco di prova per gli italiani che oltretutto si apprestano a vivere la kermesse di Piazza di Siena. Momento più atteso della tre giorni modenese è il Gran Premio cui si riferiscono le immagini, una categoria in due percorsi. Stiamo seguendo il secondo, per il quale si sono qualificati 13 binomi. Classifica finale stilata in base alla somma delle penalità conseguite nei due tracciati e in caso di parità sarà necessario un barrage. In campo per il Giappone Taizo Sugitani, monta Hurricane primo, cavallo di origine olandese, nato nel 1989. 4,25 al primo giro, percorso netto alla seconda apparizione, dunque un totale di 4,25 nel tempo di 86,54. In precedenza si sono esibiti per l'Olanda Leon Thyssen con Garavola un totale di 88,62, il tempo conseguito, le penalità 8,75, Giuseppe Rolli, campione italiano Young Rider, su Viking du Tillard 8,25 nel tempo di 86,67. Intanto in campo per il Belgio Gilbert De Roque con Marinero, cavallo di origine tedesca, nato nel 1989. Si presenta con 4 penalità ottenute al primo giro. Lo chef de piste, il direttore di campo è Uliano Vezzani. Diamo un'occhiata al percorso di questa seconda manche. Si parte con un verticale di 1,45 m, poi la triplice 1,50 per 1,70, quindi un muro di 1,50 m, poi il passaggio di sentiero a barriere pari 1,50 per 1,50, quindi le tavole 1,50 m, poi il verticale rustico 1,50 m, la doppia gabbia, il primo elemento è un passaggio di sentiero 1,45 per 1,60, poi il verticale intermedio. Intanto vediamo il rifiuto, la disobbedienza da parte di Marinero. Prosegue il suo cammino comunque Gilbert De Roque. Il terzo elemento della doppia gabbia è un passaggio di sentiero 1,45 per 1,60 e poi si chiude con il passaggio di sentiero di tavole con cancello 1,50 per 1,60. 8 gli ostacoli, 10 i salti previsti, inserita una combinazione, appunto la doppia gabbia. Va a concludere il suo percorso Gilbert De Roque, 3 penalità e 50, un totale di 7,50 per ora. È il secondo alle spalle di Hurricane e Taizo Sugitani. Ed ora per l'Italia Guido Dominici in sella a Friso, cavaliere piemontese nato a Carmagnola nel 58, per lui diversi anni all'estero per affinare il proprio bagaglio tecnico presso le scuderie di Neco Pessoa. Importanti risultati a livello internazionale, vincitore di 3 edizioni della Coppa degli Assi di Palermo nel 94, nel 96 e nel 97, ha difeso i colori azzurri agli europei del 91, del 93 e del 97. Friso è un cavallo di origine olandese di 12 anni, molto affiatato, con Dominici che comunque ha commesso un errore agli ostacoli al primo giro. Molto concentrato Friso, bella anche la sua condizione, un binomio su cui i tecnici federali fanno molto affidamento, soprattutto in vista del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena che è ormai alle porte. Buono il comportamento dei cavalieri azzurri in questa tre giorni modenese,
vittorie per Roberto Arioldi, per Massimo Grossato nella categoria di potenza. Intanto è netto il percorso di Guido Dominici e Friso, che concludono con 4 penalità nel tempo di 84 e 09. Per ora sono al comando della classifica provvisoria. A bersaglio anche Filippo Moyerson e Arnaldo Bologni, poi vittorie per gli svizzeri Esterman e Ursfa, per il francese Cheronet, per l'olandese Thyssen. Dopo Guido Dominici è la volta di Rob Eras per l'Olanda, in sella collezione Cesaro La Perla, cavallo di origine argentina di 11 anni. Rob Eras è nato il 6 aprile del 54, nel 93 si è aggiudicato il Gran Premio al concorso ippico internazionale di Cappellen, sesto in quello di Arnheim, sempre in sella Bayus. Quest'anno ha riportato un secondo posto nel Gran Premio all'Internazionale di Modena, proprio in sella La Perla, presente anche a Monte Carlo, dove si è distinto. Al primo giro un errore agli ostacoli, 4 penalità, cerca di migliorare la propria prestazione Rob Eras per insediarsi nelle posizioni più alte della classifica, superato anche il verticale rustico, ora la doppia gabbia, che è naturalmente la combinazione che determina la maggior selezione. C'è errore proprio all'ultimo ostacolo, si volta il cavaliere olandese, abbastanza contrariato per un errore inatteso. C'è errore all'ultimo largo, l'ultimo passaggio di sentiero in grigio, vedete la barriera abbattuta dal posteriore di La Perla. Dunque abbastanza regolare il cammino per questo binomio, 4 le penalità anche al secondo giro, un totale di 8 nel tempo di 83 e 03. Si susseguono i binomi che hanno ottenuto l'accesso al secondo percorso con 4 penalità al primo. Ora seguiamo Hendrik Cheronet, già a bersaglio in una categoria di questo concorso, monta Prima d'Or, cavallo di origine ungherese di 10 anni. Buono il terreno di gara, condizioni atmosferiche favorevoli. Abbiamo visto il verticale su fosso, verticale di barriere superato, parte intermedia del tracciato per Cheronet, che non è ancora nel giro della prima squadra transalpina, però si sta facendo le ossa in concorsi internazionali. Un errore alle tavole, ora la doppia gabbia, superata senza patemi, ancora un largo da affrontare e non cade nella trappola come Rob Eras Hendrik Cheronet, che conclude con 8 penalità nel tempo totale di 82 e 98. Ha superato proprio l'olandese Rob Eras. Per adesso il binomio migliore è quello composto da Guido Dominici e Friso, 4 penalità totali nel tempo di 84 e 09. Ora per l'Irlanda Harry Marshall su Cruise Line, cavallo di origine irlandese di 10 anni. Ancora 4 penalità per questo binomio, che comincia con il piede giusto e vedete è buona anche l'andatura per i migliori piazzamenti. Può diventare decisivo anche il tempo. Vi ricordo che in caso di parità di penalità fra due o più binomi per l'aggiudicazione della vittoria si ricorrerà a un barrage. Cruise Line è un sauro dal bel modello,
piuttosto plastico. Eccolo la doppia gabbia. Ancora un ostacolo. Senza errori fino a questo momento il percorso del cavaliere irlandese, che finisce fra gli applausi, carezze per Cruise Line. Percorso netto dunque, restano 4 le penalità del binomio irlandese nel tempo di 82 e 49, e riescono a scavalcare Guido Dominici e Friso. Per ora è questo il binomio leader della graduatoria. In campo per l'Italia Filippo Rizzi su Easy Jumper, cavallo di origine tedesca, nato nel 1983, grande affiatamento fra i due. Filippo Rizzi è nato a Udine nel 59, imprenditore nell'ambito di prodotti per la termoidraulica, cavaliere dilettante, allevatore. Grande passione per lui. Nel 95 con God Bless ha messo a segno alcuni piazzamenti in concorsi internazionali all'estero, si presenta con 4 penalità al secondo giro. Easy Jumper sembra molto molto diligente anche di fronte al secondo impegno. Una coppia davvero affiatata. È netto fino a questo momento il loro percorso, ma si avvicina alla parte più delicata del tracciato. Stiamo a vedere cosa succede sulla doppia gabbia. Bene sul elemento intermedio, superato anche il largo in uscita. Ed è netto il percorso di Filippo Rizzi con Easy Jumper. 4 il totale delle penalità nel tempo di 82-37 e si porta al comando. In testa dunque Filippo Rizzi ed Easy Jumper, 4 penalità, 82 e 37. Ora per la Spagna Fernando Furcade, San Patrignano Billy Dumoulin. Furcade è nato nel 64, un cavaliere che lavora per la scuderia di San Patrignano come Frank Slotak e Emilio Puricelli. Furcade risiede in comunità fin dai primi anni 90, dirige tutta l'attività della scuderia e dell'allevamento. Per lui esordio in Coppa delle Nazioni nel 90. Billy Dumoulin è un cavallo di origine francese di 10 anni che lo stesso cavaliere ha cresciuto e preparato fin da puledro, dunque un'altra coppia ben assortita, affiatata. Un binomio che quest'anno a Gijón è stato terzo nel Gran Premio, quarto in Coppa delle Nazioni, poi sesta posizione in Coppa nel concorso di Lisbona. Qualche brivido alla doppia gabbia per Fernando Furcade, che comunque commette l'errore imprevisto all'ultimo ostacolo. Rivediamo anche qui l'abbattimento del passaggio di sentiero, un ostacolo abbastanza insidioso, oltretutto viene dopo la doppia gabbia, dunque importante anche ritrovare ritmo, concentrazione, coordinazione per affrontare l'ultima barriera che ha mietuto più di una vittima. 4 penalità anche al secondo giro, un totale di 8 nel tempo di 80 e 51. Si colloca in settima posizione per il momento, però è il turno del francese Philippe Leoni in sella ad Helios, cavallo di origine tedesca di 10 anni. Nella prima manche nessun errore agli ostacoli, soltanto 2 penalità per un'infrazione di tempo. Vediamo se il binomio francese pigerà un po' sull'acceleratore per non incorrere in penalizzazioni cronometriche. Philippe Leoni è nato nel 59 in Algeria, sposato con un figlio, risiede a Aix-en-Provence. Un solo errore nel secondo percorso, dunque un totale di 6 nel tempo di 93 e 95.
Per ora sesta posizione Philippe Leoni ed Helios. Per il Belgio Peter van Breckhoven con Gallant Dream, cavallo di origine tedesca di 11 anni, cavallo dal mantello grigio. Ancora due binomi alla conclusione di questo Gran Premio, inquadrati Peter van Breckhoven e Gallant Dream. Poi vedremo Gianni Govoni con l'Oro Piana a Las Vegas. Per il cavaliere belga un fardello di 0,50 al primo giro, soltanto un binomio, si presenta al secondo percorso con la fedina immacolata, 0, molto rotondo per Gianni Govoni e l'Oro Piana a Las Vegas. Superato il verticale rustico, ora la doppia gabbia. Ancora un ostacolo da superare per Peter van Breckhoven. In effetti anche l'ultimo largo costituisce un'insidia piuttosto considerevole, se è vero che diversi binomi hanno commesso errore proprio all'ostacolo numero 12. Inquadratura per Peter van Breckhoven che si inserisce in quinta posizione, ma ecco l'ultimo binomio in gara, quello composto da Gianni Govoni, modenese, quindi gioca in casa, nato nel 67, e l'Oro Piana Las Vegas, di origine tedesca, di 10 anni. Govoni ha ottenuto il bronzo agli assoluti del 91, l'argento nel 92, argento individuale e di squadra ai giochi del Mediterraneo. Per un soffio ha mancato la vittoria di assoluto prestigio nel Gran Premio Roma a Piazza di Siena nel 95, preceduto di un niente dal campione del mondo, allora campione del mondo Frank Zlotak. Nel 96 ha inanellato 5 vittorie in categorie internazionali. Bronzo agli assoluti anche nel 98, ha vinto con la squadra la Coppa delle Nazioni a Dublino. Con l'Oro Piana Las Vegas ha partecipato ai WEG, World Equestrian Games di Roma, è già in posto nel 99 a Cervia. Non ha ancora commesso un solo errore Gianni Govoni con l'Oro Piana Las Vegas. Se supererà questo ostacolo avrà battuto Filippo Rizzi, e in effetti guardate il numero di Gianni Govoni che lascia addirittura le redini, carezze per l'Oro Piana Las Vegas. Dunque percorso netto, un totale di 0 nel tempo di 83,55. Vincono Gianni Govoni, l'Oro Piana Las Vegas, in seconda posizione Filippo Rizzi ed Easy Jumper, in terza Harry Marshall per l'Irlanda, in sella a Cruise Line. Successo in casa, profeta in patria per Gianni Govoni. Per l'equitazione è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Claudio Icardi, adesso è il momento dell'incontro tra la Mauresmo, la francese